È stata la scuola elementare Gabelli nel quartiere Barriera di Milano a ricevere quest'anno la delegazione di autorità che ha salutato l'inizio della scuola in Piemonte. Sono tornati sui banchi 540.000 studenti in tutta la regione che dovranno restare in classe fino al 12 giugno 2013. Li attendono 206 giorni di scuola, uno in più rispetto a quest'anno. Primo stop per il Ponte di Tutti i Santi, venerdì 2 e sabato 3 novembre. Le vacanze di Natale cominceranno lunedì 24 dicembre e dureranno 2 settimane fino a lunedì 7 gennaio. A Pasqua, vacanze da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile e in occasione della Festa della Liberazione gli studenti staranno a casa venerdì 26 e sabato 27. Confermate infine le vacanze di Carnevale per incentivare la settimana bianca in montagna. Scuole chiuse da venerdì 8 a martedì 12 febbraio. La scuola parte. Tra le ansie degli studenti che hanno davanti un nuovo anno di interrogazioni e di esami, le speranze degli insegnanti che aspettano il concorso per 12.000 nuove cattedre indetto dal ministro Profumo e le pene degli enti locali che devono garantire la manutenzione e la sicurezza degli istituti. Se fino a pochi giorni fa, infatti, la provincia di Torino denunciava di non avere i 300.000 euro necessari a tagliare l'erba, la giunta comunale ha appena approvato progetti definitivi di interventi di manutenzione straordinaria per 1.200.000 euro nelle scuole torinesi di tutte e 10 le circoscrizioni, che serviranno in maggior parte per migliorare la sicurezza degli edifici. L'anno che si è appena aperto vedrà anche il potenziamento degli strumenti informatici, dai tablet alle lavagne elettroniche, grazie a un accordo da 4,3 milioni di euro siglato tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione. L'obiettivo è digitalizzare lo studio e le comunicazioni tra scuola e famiglia. Oggi, ha spiegato il ministro Francesco Profumo in persona, in un istituto superiore con 1.000 alunni e 45 classi si spendono fino a 6.262 euro per pagelle, registri, documenti di carta e libretti, un costo che sarà abbattuto.